Buonasera e benvenuti alla seconda puntata della rubrica Il rischio di pensare, dedicata agli studi di Rupert Sheldrake. Oggi cercheremo di rispondere alla domanda: i fenomeni psichici, o così, esistono davvero? È possibile studiarli scientificamente? Cominciamo allora da un esempio abbastanza semplice. Se lancio una moneta in aria e indovino, penserò che si tratti di un caso. Se lancio due volte e indovino entrambe le volte, penserò che si tratti di fortuna. Se questo accade 5 o 10 volte, penserò che si tratti di una coincidenza incredibile. Ma se lancerò un numero sufficiente di volte, diciamo 1000, mi accorgerò che in media il 50% delle volte avrò indovinato e l'altro 50% no. Questo perché ovviamente si tratta di un fenomeno casuale e io non ho nessun potere di indovinare se dal lancio esce testa o croce. Ora, quello che succede quando si studiano fenomeni così, come la telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, quegli esperimenti che si fanno in genere con le carte Zener per esempio, è che il risultato è superiore alla media attesa. In certi esperimenti, colui che fa l'esperimento riesce a indovinare più volte di quanto invece fallisca. E questo fa pensare quindi a due possibilità: o che si tratti di un potere che questa persona ha, o che si tratti di un trucco. Studiando ancora la cosa, se si tratta di un trucco dovrebbe venire fuori in qualche modo. Se invece si tratta di un potere, cioè di una capacità che questa persona ha realmente, come i dati sembrano indicare, visto che i risultati vanno oltre la media attesa, oltre il 50%, allora c'è da domandarsi di che tipo di potere si tratti e come funzioni. Questa situazione si chiama significatività statistica. C'è qualcosa che ha superato la soglia della casualità, perché siamo oltre il 50%. Quindi qualcosa ha influito, è entrato in gioco un altro fattore che ancora non conosciamo e c'è bisogno di studiarlo per capire di cosa si tratta. Infatti la significatività statistica non ci dice che cosa è successo, ci dice solo che qualcosa è successo e questo qualcosa va indagato. Ora, per indagarlo ovviamente c'è bisogno di interesse, di attenzione da parte del mondo scientifico, c'è bisogno di esperimenti e c'è bisogno di fondi. Purtroppo questa è la parte veramente difficile, perché molti scienziati non vogliono saperne di avere a che fare con questi fenomeni, perché si vergognano, il paranormale viene considerato un tabù da parte in ambito scientifico. Ora però nemmeno si può negare l'evidenza, e negare che ci sia qualcosa è un po' come negare l'evidenza, perché la significatività statistica è un metodo matematico su cui si basa buona parte della scienza contemporanea, a partire dalla meccanica quantistica, per cui sono risultati che non possono essere semplicemente ignorati. Si tratta di capire che cosa c'è in gioco, e questo, ripetiamo, è soltanto qualcosa che può venire fuori da uno studio più attento e più interessato.